Gol all'andata, gol al ritorno, ma soprattutto era un rebus difficilissimo. Tu sei stato precisissimo all'appuntamento. Baldazzi ti ha dato un bel pallone, tu l'hai buttato lì dentro e il Modena è andato in vantaggio. Sì, sì, è stata una partita comunque difficile perché Mezzolano è una squadra di categoria, ben allenata. Togni è un allenatore che si sta affermando come uno dei migliori della categoria. Squadra molto solida, quindi è stata una vittoria importantissima, anche perché dopo aver anche sbagliato il rigore non era facile psicologicamente, ma ci siamo riusciti da grande squadra. Da grande squadra, da grande gruppo, anche perché chi è entrato davvero è riuscito a dare la spallata decisiva a questo incontro che pareva bloccato. Sì, sì, ma è normale che con 5 cambi chi entra è chiamato a fare la differenza. Poi noi abbiamo dei cambi che non sono sempre gli stessi, ma diciamo che la nostra rosa è molto ampia, perciò ogni domenica chi entra è sicuramente un giocatore che può essere titolare con noi o in qualsiasi altra squadra. Ha cambiato anche assetto tattico, 4-2-3-1 con un altro modo di attaccare Bollini. Sì, noi dobbiamo essere pronti a queste eventualità, si cambia anche durante il corso della partita e sono cose chiaramente che proviamo col mister durante la settimana, sono soluzioni che alla lunga sicuramente ci faranno comodo. Baldazzi è stato un gran pallone. Baldazzi è stato bravissimo perché regolando palla si è trovato quasi sul fondo, è stato molto intelligente a dare un raso terra all'indietro dove di solito si trova sempre qualcuno che arriva a rimorchio. E c'era Sansovini. E in questo caso c'ero io, sì, esatto. Per Golettese, Reggio Audace 1-0, che dici? Ma c'è poco da dire, stati bravi loro, evidentemente. È una squadra che continuerà a fare punti, non è prima in classifica non a caso, perciò noi dobbiamo pensare semplicemente a fare i 3 punti noi. Poi il resto, chiaramente, la storia delle altre partite a noi ci interessa e fino a un certo punto, che non le possiamo decidere noi.